Eccomi con Pino Quartullo che sarà in scena dal 19 al 22 settembre, praticamente apri la stagione, caro sì, Pino. Non è la prima volta, già altre volte io ho fatto lo spettacolo inaugurale con gli innamorati, ho fatto l'anno scorso 6 lezioni di danza a domicilio, quest'anno invece non solo faccio la regia sì, ma reciterò, quindi sarò per la prima volta in scena come attore qua al Ghione e quindi questa cosa mi fa molto piacere con questo con spettacolo. Un testo di Achille, scusami, di Achille sì, Campanile. Sì, è una cosa, uno spettacolo esilarante, divertentissimo e anche molto profondo. Io ho ripescato delle cose di Campanile che non sono state mai portate in scena e le ho sceneggiate io e fanno molto ridere. Ci sta. Non abbiamo detto il titolo però. Sì, giusto, già il titolo la dice tutta, che anche gli asparagi hanno un'anima. È tratto da un libro famoso di Campanile, certo. e c'è di tutto, quindi morte, amore, desiderio, passione, il senso della vita. Scritto, è una comicità molto elegante. È un perché, po' surreale a volte. Sì, un po', ma ha anticipato Campanile, sì, festeggia quest'anno i 120 anni, e ha anticipato l'avanguardia, ha anticipato il teatro dell'assurdo di Woody Allen, cioè ha anticipato tutti, è stato un antesignano della comicità. È un grande genio e ci sarà una mostra abbinata allo spettacolo perché appunto per i 120 anni di Campanile c'è una mostra connessa allo spettacolo nostro che sarà qui al Teatro Ghione. Certo. Perfetto, allora grazie a Pino Quartullo, 19 e 22 settembre Teatro Ghione, anche gli asparagi hanno un'anima e adesso lo sappiamo, di e con Pino Quartullo. Grazie Pino. Ciao. Grazie, in bocca al lupo.